Ernesto Maria Ruffini, attraverso Uguali per Costituzione, racconta la grande storia di un'utopia. L'incontro che si è tenuto nei giorni scorsi a Cagliari è stato organizzato da ACLI Sardegna e Archivio di Stato. Sentiamo. Come ha preso forma l'idea di uguaglianza nella nostra Costituzione e poi nella nostra vita repubblicana? Ernesto Maria Ruffini, attraverso Uguali per Costituzione, racconta la grande storia di un'utopia nata dai sogni, dalle speranze e dalle aspettative degli italiani alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'incontro è stato organizzato da ACLI Sardegna e Archivio di Stato con la collaborazione di ACLI Terra e Libreria UBIC. Ogni democrazia deve avere un sogno, e quindi il sogno, spero che possa rimanere tale, è l'idea che appunto vi possa essere quello che i rivoluzionari francesi chiamavano appunto la possibilità di essere uguali e nello stesso tempo legati da un principio di fraternità, cioè di solidarietà. Ecco, sotto questo aspetto i tempi moderni ci consegnano una delle maggiori difficoltà, cioè l'idea dell'iperindividualismo, della possibilità di affermarsi sempre comunque come singoli, fanno un po' perdere il senso della comunità. Se dovessimo lavorare in prospettiva appunto per stare a un nuovo principio di uguaglianza, il principio di uguaglianza in un contesto solidale. Mauro Carta, presidente ACLI regionali, e Enrico Trogu, direttore archivio di Stato, hanno rispettivamente aperto e moderato l'incontro, al quale ha preso parte, oltre all'autore, Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, Esther Cois, sociologa, Luigi Patronaggio, procuratore generale di Cagliari, e Nicoletta Tavoletta, presidente nazionale ACLI Terra. Esplode la polemica per gli autovelox non omologati dopo recenti episodi in cui la Corte di Cassazione ha dato ragione a un automobilista e avvocato di Treviso che ha contestato una multa per eccesso di velocità. Il presidente di Adiconsum Sardegna ha spiegato in che modo presentare il ricorso. Daniele Chirico di UTG. Scoppia la polemica autovelox dopo il recente episodio in cui la Corte di Cassazione ha dato ragione a un automobilista e avvocato di Treviso che ha contestato una multa per eccesso di velocità. Migliaia di comuni italiani iniziano a tremare, per la gioia invece dei cittadini. La situazione in particolare riguarderebbe quei dispositivi non omologati, ovvero gli autovelox approvati sì dal Ministero delle Infrastrutture, ma non oggetto di una verifica necessaria alla loro omologazione. La vicenda è nata altrettanto con la norma iniziale che aveva rimandato a dei decreti attuativi. Nel frattempo il Ministero, per sopperire alla mancanza, al vuoto normativo, hanno sopperito con delle autorizzazioni scritte da parte dello stesso Ministero, ma non venivano successivamente a una verifica puntuale del singolo strumento. Stiamo parlando di tutti gli autovelox, non qualcuno o una percentuale, sono tutti gli autovelox che sono nelle stesse medesime condizioni. Come spiega il presidente regionale di Adiconsum, Giorgio Vargiu, la contestazione del verbale può avvenire soltanto prima del pagamento, perché secondo la norma una volta pagata significherebbe accettare la sanzione. Ma come si può impugnare una multa? Ci sono i due canali soliti che ci sono sempre stati, o il giudice di pace o altrimenti c'è il ricorso alla prefettura. In questo caso è consigliabile il ricorso alla prefettura perché ha meno oneri. E quando si ha quasi l'assoluta certezza, se non la certezza dell'accoglimento da parte del prefetto, visto che c'è comunque una sentenza di Cassazione che non lascia spazio a dubbi, in questo caso è consigliabile fare ricorso al prefetto per l'annullamento di quella sanzione. Secondo Vargiu, in questo caso gli enti proprietari dell'autovelox dovrebbero sospendere le sanzioni per evitare di andare incontro agli eventuali reclami degli automobilisti. Ma noi consigliamo vivamente a tutti gli enti che hanno in gestione autovelox comuni, province, polizia stradale, carabinieri, eccetera, che hanno comunque in gestione l'autovelox, di sospendere l'invio delle sanzioni, di sospendere anche l'utilizzo degli autovelox, perché in questo caso certamente un ricorso da parte di qualsiasi utente al giudice di pace non potrebbe che vedere l'accoglimento del ricorso stesso. Alla Maddalena sono iniziati da parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago i lavori di ripristino dei sistemi dunali in alcune spiagge, interventi anche di impatto visivo che suscitano perplessità e polemiche. Il servizio di Claudio Ronchi.
Sono iniziati da qualche settimana nel Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena alcuni dei programmati interventi di protezione e di ripristino dei sistemi dunari, che prevedono tra l'altro l'eliminazione della specie alloctona del fico degli ottentotti o fiore di Garibaldi e la delimitazione dei sistemi dunari stessi, con pali e cime e l'installazione di passerelle. In località Bassa Trinita è già stato demolito un tratto di strada per dare continuità e favorire il ripristino di dune esistenti e la successiva installazione di una passerella, delimitazione delle aree dunali e passerelle anche nelle spiagge di Monti d'Arena con barriere di legno di contenimento e a Battugia. Anche Cala Portese e la spiaggia del Relitto nell'isola di Caprera sono interessate da questi interventi con barriere di contenimento e protezione della sabbia. Questi interventi stanno suscitando in molti perplessità, preoccupazioni e anche una buona dose di polemiche, particolarmente per quanto riguarda tanto le delimitazioni quanto e ancor più le palizzate di legno che vengono installate, come si può vedere nelle immagini. Sentiamo come risponde a ciò il direttore del parco. Diamo il tempo però alla natura di fare il suo percorso. Cerchiamo di comprendere che non sono interventi che vengono realizzati per la follia di un ente, ma ci sono dei professionisti che hanno fatto dei progetti, se sono progetti che vengono realizzati in tutto il mondo, ognuno ha le sue competenze. Se avete necessità di documentazioni, di approfondire, come ho già detto in tante occasioni, è giusto andare alla fonte, chiedere. Non possiamo diventare tutti improvvisamente naturalistici, ingegneri, architetti e botanici, se no corriamo il rischio di tornare come qualche anno fa, quando a un certo punto siamo diventati tutti virologi. Va in archivio con un buon successo di partecipazione pubblico il primo Sardinia Cup di karate organizzato a Calangianus. Sentiamo. Fine settimana all'insegna dello sport a Calangianus, dove si è disputato il primo Sardinia Cup, un'intensa sessione di stage internazionale di karate e di gare con le nazionali di Italia e Spagna a confronto. Oltre 200 atleti delle categorie cadetti e junior si sono allenati in uno spirito di grande amicizia e intensa collaborazione. L'appuntamento sportivo è stato sponsorizzato dall'amministrazione comunale guidata da Fabio Albieri. Sì, un grande evento sportivo, siamo molto orgogliosi di ospitare un evento di fatto internazionale con la presenza della nazionale sia italiana che spagnola più una delegazione sarda di junior e cadetti del karate, una grande opportunità non solo per i ragazzi sardi che possono anche confrontarsi con i ragazzi e le ragazze delle nazionali spagnola e italiana, ma anche una grande opportunità anche di promozione per il nostro territorio, per Calangianus e per tutta la Sardegna. Durante la 2 giorni di karate gli atleti hanno avuto l'opportunità di allenarsi con i migliori tecnici. Tra i ragazzi e le ragazze partecipanti anche coloro che andranno ai prossimi campionati mondiali giovanili che si terranno a Jesolo per rappresentare sia la nazionale italiana che quella spagnola. E con questa notizia sportiva termina il nostro telegiornale. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Arrivederci. TG Live, telegiornale regionale della Sardegna.